cosa è successo? È successo che facevamo degli arrangiatori, era il periodo in cui facevamo gli arrangiatori per una grande casa discografica, la RCA, e ci fu chiesto di arrangiare un disco che avrebbe cantato Nino Manfredi, sì, era la versione moderna di un grosso successo tradizionale romano, era Tanto per cantare. E con questo brano Nino andò al Festival di Sanremo come ospite, sì, ebbe un grandissimo successo il disco e lui, preso dall'entusiasmo, ci chiese se ci sarebbe piaciuto scrivere la musica del suo primo film come regista, che era Per grazia ricevuta. Ovviamente noi abbiamo accettato e a quel punto... Non è stata così facile questa storia, non è stato così chiaro, no, l'accettazione? Non è stata così facile perché poi lui è andato a Sanremo a cantare Tanto per cantare, sì, e lui dirigeva l'orchestra, giusto? Ah, ecco, no. Lui stava lì pronto con l'orchestra, c'erano 30 milioni di spettatori tutti lì. Una volta gli ascolti erano quelli. In diretta, a un certo punto lui stava lì, Nino stava così, davanti al microfono, si gira e fa: Amorì, sei pronto? Sì, perché io mi sto a cagare sotto. Allora è gentile, grande richiesta. Guarda qui. Al cuore di popolo. Canterò una canzone. Canterò la canzone di uno che sapeva scrivere. Lei sapeva cantare. E sapeva recitare pure un po' meglio di me. No, non è falsa modestia. È Petrolini. Attenzione. Attacca Mauri che se ne andiamo. È il lancio più bello della storia. Quindi se io voglio farti iniziare a suonare, basta che dico attacca Mauri che se ne andiamo. Sì. Le mani. Cantate insieme, oh, oh.